Quanti gatti. Budino, lo schiacci, levati. Budino, sei troppo grosso, levati. Budino, levati. Adesso dice, adesso il nero è tentato, non si fida. Non lo so più. Attento che ci sono i gatti.
4, 5, 3, 2, 1, via. Sto un po' scemi, dovete andare dritti. Ti guarda male. Persone interessate a questo viaggio con partenza dalle coste della Florida. E allora siamo da quelle parti in alto perché ci sono troppi satelliti. Sembra un paradosso, ma lo spazio è sempre più affollato. Dal 2020 i satelliti in orbita sono addirittura raddoppiati. Solo nell'ultimo anno ne sono stati lanciati più che nei primi 30 anni dell'era spaziale. A guidare l'esercito delle nuove sonde cosmiche è SpaceX, il colosso fondato da Elon Musk, che sta letteralmente popolando lo spazio con la costellazione internet Starlink. Privati e governi puntano sull'universo, nuova frontiera di business e potere, ma questo affollamento sta già creando problemi, dall'inquinamento luminoso del cielo notturno alla riduzione dell'ozonosfera. Entro qualche decennio saranno sparati in orbita.
pensavo, adesso usciamo tanto, una ragazza.